Apriamo la seduta di oggi, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, presente, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti. Vitrotti. Presente. C'è Vitrotti, presidente. Allora, 18 presenti, 6 assenti più la presidente, e sono giustificati i consiglieri Giannone e Gugliotta. Allora, 3 punti all'ordine del giorno di oggi. E il primo è la proposta di deliberazione per espressione. Ah, gli scrutatori, assolutamente sì. Rinaldi, La Zazzera, Toti. Dicevo, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta modifiche ed integrazione all'articolo 19 della deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 16 marzo 2010, avente ad oggetto la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive alberghiere. E chi presenta? Consigliera Tripputi? 45. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Questa proposta di deliberazione, che è appunto l'oggetto che è stato enunciato prima dalla Presidente, approda in Commissione, dove è stata discussa ampiamente, a cui è stato dato come espressione di parere appunto un parere favorevole. Dal documento che ci è pervenuto si è evinto che questa modifica è richiesta per la necessità di un adeguamento della disciplina regolamentare comunale, che nel testo vigente non prevede la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli alberghi nei confronti dei non alloggiati, alla luce delle disposizioni introdotte nella normativa regionale di settore, la legge regionale del 27 novembre 2013, numero 8, che ha modificato la legge regionale 13 del 2007. All'articolo 26, infatti, al comma 5, prevede che la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone che non usufruiscono del servizio di alloggio, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale
numero 17/2008 e successive modificazioni e conseguentemente confermato nell'ambito della disciplina di dettaglio delle strutture ricettive alberghiere dall'articolo 9,5 della legge regionale 22/2014. Il regolamento di cui appunto la delibera comunale, la 35/2010, che parla appunto di somministrazione alimenti e bevande, è volto a perseguire il miglioramento qualitativo del servizio offerto e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale attraverso l'individuazione di specifici ambiti territoriali, ove inibire nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Alla luce dell'impianto normativo e delle finalità del regolamento di cui alla delibera comunale 35/2010, si rende quindi necessario prevedere negli ambiti territoriali una limitazione della possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate, rispondendo a degli specifici standard qualitativi come previsto appunto dagli articoli 18-19 della delibera comunale 35/2010. Le strutture alberghiere che rispondono a questi standard sono quelle a 4 e 5 stelle, in quanto la loro funzionalità risponde ad un'offerta ricettiva di pregio, alta gamma di servizi, capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, nonché il rilevante impatto occupazionale e l'indotto economico derivante. Si è reso quindi necessario inoltre integrare l'articolo 19 con la previsione che tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte all'interno delle strutture alberghiere, non determinano in alcun modo la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico. Voglio completare il mio intervento dicendo appunto che in sede di commissione c'è stato uno scambio di battute tra i commissari, in quanto si esprimeva una sorta di perplessità del perché ci si volgeva agli alberghi a 4-5 stelle e non a tutte le strutture ricettive. Poi, leggendo bene l'articolo appunto citato nel mio intervento della 35/2010, si è capito effettivamente che ci si voltava appunto alle strutture ricettive di 4-5 stelle proprio perché, parlando appunto di centro storico, esprimevano diciamo una certa offerta di pregio e qualità. Quindi è semplicemente questo che ha un po' chiarito alcuni dubbi in commissione. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Carlone. Buonasera a tutti. Buonasera. In commissione in effetti c'è stato diciamo alcune osservazioni che si sono fatte in merito alla esclusione degli alberghi a 3 stelle, 2 stelle o senza le stelle proprio, che vengono tranquillamente esclusi da questa normativa. Però il mio voto è stato a favore in commissione proprio perché si vede una completezza nell'aggiornare un articolo, probabilmente regava una lacuna che vogliono colmare, dando la possibilità anche agli alberghi a 5 stelle e 4 stelle della somministrazione degli alimenti e bevande. Quindi ho visto in questa cosa una cosa migliorativa che possa portare beneficio anche al cittadino che si vuole, naturalmente prendendo un caffè in un albergo a 5 stelle, può andare a servirsi il bagno, sperando che non glielo fanno poi pagare a parte. Quindi io ho visto una cosa positiva, poi non lo so se altri la vedono in modo non positivo, ecco, si esprime magari il loro giudizio.
Grazie. Altri interventi? Ce ne sono? Se no lascio l'intervento finale alla consigliera Tripputi. Intervento finale. Sì, volevo anche specificare un piccolo dettaglio. Quando noi parliamo di somministrazione di bevande ed alimenti e questa apertura che si è dato agli alberghi a 4-5 stelle, si pensa esclusivamente al caffè, al bagno, però c'è anche da dire che ci sono delle strutture che magari offrono altri servizi, come per esempio i servizi che riguarda il benessere della persona, i congressi, eccetera. Quindi è un'apertura anche verso questo tipo di servizio, perché ovviamente ci sono alberghi, per esempio, che hanno delle strutture spa che lavorano esclusivamente per gli ospiti della struttura, e questo è un'ottima apertura, anche perché nelle altre regioni questo già si fa, perché se noi proviamo ad andare in altre regioni vicino alla nostra regione come Toscana o Umbria, se tu non sei un ospite puoi comunque usufruire per esempio delle cure termali. Ora non parliamo di cure termali al centro storico di Roma, ma sicuramente centro benessere, palestre, eccetera eccetera, ci sono, oltre che ristoranti, bar e via discorrendo. Quindi è una grande apertura. Tra l'altro poi comunque era un atto dovuto, perché dovevamo adeguarci alle normative regionali, e quindi credo che può essere, insomma, accoglibile anche da parte di tutti. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo. 15 voti favorevoli e 3 astenuti, quindi l'espressione di parere viene, con parere favorevole, viene approvata. Secondo punto, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Sturni, Pacetti, Paciocco, Donati, Calabrese, Agnello, Seccia, Chiossi, Vivarelli, Angelucci, avente ad oggetto modifica del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, di cui alla deliberazione adottata dal commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina numero 37 del 6 maggio 2016. Consigliere Pompei. Ecco, grazie Presidente. Allora, nel 2016, a seguito di modifiche al TUEL, il commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina deliberò. Deliberò un aggiornamento del regolamento dei controlli interni. Regolamento dei controlli interni sul quale adesso alcuni consiglieri capitolini hanno voluto mettere le mani, più che altro per accentuare una collaborazione più pregnante tra la parte politica e la parte amministrativa. In effetti questa collaborazione già avrebbe dovuto esserci, ripeterla ed evidenziarla, repetita iuvant, dicevano i latini, quindi tutto sommato potrebbe essere una cosa positiva. Che cosa vanno ad aggiungere? Per esempio, le aggiunte non sono molte per la verità, sono per esempio all'articolo 5, dove si parla dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, intendo raggiungere un terzo comma che recita praticamente: i soggetti competenti in ordine alla materia oggetto del provvedimento operano in rigoroso rispetto del principio di distinzione delle rispettive competenze, in sinergia funzionale e in spirito di leale collaborazione con gli organi di governo. I pareri di regolarità tecnica non favorevoli sono adeguatamente motivati con riferimento all'attività di controllo svolte. E questo va bene.
bene. Quello che aggiungono, che è più significativo, è quello che viene dopo, cioè questa giunta, nel caso di proposte di deliberazione di iniziativa di soggetti diversi dalla giunta capitolina, le motivazioni del parere contrario forniscono indicazioni utili a individuare gli interventi correttivi eventualmente occorrenti al fine di assicurare la regolarità delle proposte di deliberazione. L'espressione dei pareri si conforma in ogni caso a spirito delle aree di efficace collaborazione con gli oggetti proponenti, anche in via preventiva al deposito delle proposte. Diciamo così, questa ipotesi di collaborazione durante la formazione dell'atto, in effetti questo è qualcosa di nuovo. Non credo che ci siano grossi ostacoli, d'altra parte anche adesso se si chiedeva a un direttore amministrativo che ne pensava di una innovazione che si voleva introdurre, questo non avrebbe certo risposto io non vi dico niente finché non deposito l'atto, sarebbe stato assurdo. Comunque, ripeto, repetita iuvant. Per quanto riguarda poi l'articolo 6, a un certo punto il comma 5, che praticamente recita soltanto il segretario generale, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte dell'ufficio proponente accertata con il parere di regolarità tecnica, emette il parere di legittimità su tutte le proposte di deliberazione di giunta e assemblea capitolina, viene sostituito dicendo il segretario generale, sulla base dell'istruttoria effettuata da parte degli uffici competenti per materia accertata con il parere di regolarità tecnica, svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi di governo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti e su tutte le proposte di deliberazione di competenza di giunta e di assemblea capitolina. Anche in questo caso non è che ci siano particolari innovazioni, comunque è una precisazione che evidentemente si ritiene opportuno inserire. Per quanto riguarda poi infine l'articolo 7, dove si parla del controllo preventivo di regolarità contabile, viene proposto di aggiungere un ulteriore comma dopo il quarto, che praticamente dice i pareri di regolarità contabile non favorevoli sono adeguatamente motivati con riferimento alle attività di controllo svolte. Nel caso di proposte di deliberazione di iniziativa di soggetti diversi dalla giunta capitolina, le motivazioni del parere contrario forniscono indicazioni utili ad individuare gli interventi correttivi eventualmente occorrenti al fine di assicurare la regolarità delle proposte di deliberazione. Questo per la verità è più pregnante, come anche questo interviene nella fase di elaborazione dell'atto. L'espressione dei pareri si conforma in ogni caso a spirito leale ed efficace collaborazione con i soggetti proponenti anche in via preventiva al deposito delle proposte. Si ripete quello che già abbiamo detto per il comma precedente. Date queste innovazioni, che di fatto però già erano nell'uso corrente, tutto sommato non si può che esprimere, la commissione sesta ha discusso la cosa e non poteva non esprimere un parere favorevole all'introduzione di queste aggiunte o sostituzioni. Tutto qui, per ora poi se c'è qualche osservazione particolare ritorneremo sull'argomento. Grazie Presidente. Altri interventi? Non ci sono interventi, vuole fare un intervento finale? Dichiarazioni di voto? Neanche dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 13 voti favorevoli e 6 astenuti, quindi l'atto viene approvato. Siamo all'ultimo punto, all'ordine dei lavori di oggi, ed è una mozione avente ad oggetto messa in sicurezza via Ipponio e strade limitrofe, potatura dei platani pericolanti. Lascio la parola a uno dei firmatari, consigliere Ciancio. Che gruppo? Quando me lo direte lo faremo. Va bene? Ma c'è un nuovo ministro. Un altro ministro.
Grazie Presidente. Leggo la mozione, si tratta di un problema che conosce sicuramente la maggioranza, ma è meglio leggere la mozione per intero. Quindi, premesso che nei mesi scorsi, precisamente il 27 luglio 2019, un violento temporale ha messo in ginocchio per ore la città e ha scoperchiato tetti e abbattuti alberi in tutta la capitale, con particolare violenza si è abbattuto nella zona litorale, dove a causa del crollo di molti alberi di alto fusto si sono verificati molti incidenti gravi. Una donna è morta. Di fatto, in questo periodo, detti incidenti, visto il cambiamento climatico, si verificano costantemente anche a Roma. In poche ore nel nostro municipio si sono verificati e si continuano a verificare sia allagamenti sia cadute di alberi di alto fusto come il Pinus pinea, i plateni e altri alberi. La caduta degli alberi nella capitale è diventato un evento che si sta verificando di continuo anche in normali condizioni climatiche, per cui i molteplici crolli improvvisi in diverse zone hanno causato vittime ed evidenti danni a veicoli ed edifici. Considerato che nel municipio VII, precisamente in piazza Re di Roma, nei giorni scorsi, precisamente nel mese prima che presentassi detto atto, in condizioni meteoriche assolutamente normali, è crollato un pino marittimo sulla rotonda a pochi passi dalla metro A. L'albero di grosse dimensioni è venuto giù nella rotonda di Piazza Re di Roma e nella caduta ha travolto un traliccio dell'alta tensione, della luce e altri alberi vicino all'uscita della metropolitana sul lato di via Vercelli. A quanto appreso dai vigili del fuoco, nessun danno a persone, per fortuna. Solitamente la rotonda è molto frequentata dagli abitanti della zona, ma soprattutto nello spazio dei giochi dedicato ai bambini. Accertato che nel municipio VII, su tutta via Epponio, precisamente dove c'è il cantiere della metro C, piazza Porta Metronia, in prossimità dei cantieri metro C, nonché della scuola media Pascoli e del plesso nido comunale Farsalo, insiste una doppia fila di plateni di alto fusto pericolanti che presentano un'altezza a dir poco fuori da ogni regola, supera i 30 metri. L'altezza dei plateni supera in modo l'altezza dei palazzi e pertanto gli stessi sovrastano e sbattono contro i prospetti delle vetrate, creando quindi una situazione di imminente pericolo sia per l'incolumità dei cittadini delle unità immobiliari sia degli utenti del plesso scolastico, nonché per le autovetture che transitano e sostano nelle strade di via Ponio, via Farsolo e zone limitrofe. Nei primi mesi dell'anno a Roma si sono registrate oltre 200 crolli di alberi e sono a rischio circa 50.000 piante, una vera e propria emergenza. Ad ogni ondata di maltempo gli alberi che si schiantano all'improvviso al suolo sono un vero pericolo anche per l'incolumità dei cittadini e, malgrado tutto, il bando programmato per la potatura mi sembra che sia scomparso. Molti cittadini hanno richiesto un intervento urgente per la potatura e la messa in sicurezza di tutta la strada, mi riferisco a via Epponio. In particolare la proprietà private dei condomini di via Epponio, via Norico, via Anglone, via Illiria, via Farsalo, vista la grave situazione che di fatto ha subito rottura di alcune vetrate e balconi per la caduta di rami, sta procedendo a una messa in mora dell'amministrazione comunale e del municipio. Considerato ancora che, per quanto sopra espresso, per motivi di sicurezza, il responsabile della sicurezza della scuola potrebbe disporre l'interdizione non solo del cortile dove si accede al nido, ma dell'intero plesso scolastico di via Farsola e di via Sibari, istituto comprensivo Manzoni. L'intera utenza scolastica del plesso, tra pochi giorni, ma del resto è già iniziata, visto che la mozione è stata presentata qualche settimana fa, dovrà accedere alla scuola in sicurezza e peraltro i cittadini hanno ripetutamente esposto e richiesto all'assessore competente un intervento urgente. Considerato tutto ciò, risolve di impegnare la Presidente e gli assessori competenti, ognuno per le rispettive deleghe, a compiere tutti gli atti per far predisporre urgentemente dal Dipartimento competente
un intervento urgente per la messa in sicurezza di via Eppolio e delle strade limitrofe, dove ci sono i plateni da potare perché sono alti più di 30 metri. 2. Un piano generale di intervento del municipio per la messa in sicurezza del verde verticale che insiste nelle strade, nelle aree dei plessi scolastici, predisponendo di fatto un puntuale monitoraggio delle alberature che necessitano di urgente potatura. Infine, terzo punto, di verificare che fine ha fatto il bando per il verde verticale, per la potatura e la manutenzione del verde verticale che metteva a disposizione di Roma Capitale 5 milioni di euro, di cui se ne parla dal 2017, ma a distanza di 2 anni quei soldi ancora non sono stati impegnati. Questa è la mozione che ritengo sia divisa in 2 punti fondamentali. Uno, quello di fare un intervento semplice, urgente, dove la situazione è molto più grave, e predisporre questo piano che parti anche da noi, dove abbiamo subito dei danni notevoli e rischiamo parecchio, soprattutto perché c'è tanto verde ed è predisposto essenzialmente in spazi dove corriamo dei grossi rischi. Questa è la mozione, mi auguro che l'Aula compattamente possa arrivare a una votazione unitaria. Grazie. Grazie, ci sono interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, io ho letto l'atto firmato dai consiglieri Ciancio e Carlone e la faccio breve, nel senso che ci sono 3 punti ne risolve. Allora, il primo punto in particolare chiede la messa in sicurezza di una via specifica, ma già tante volte abbiamo detto che in realtà, e in questo già entro nel secondo punto, ha senso fare un'analisi generale, perché siamo anche stati accusati, anche c'è forse il primo anno, di fare delle cose specifiche su vie specifiche con cose specifiche, e da lì come politica generale abbiamo deciso di fare dei piani generali per poi capire qual è più critica e quale no, e andare a intervenire lì su quella cosa. Quindi diciamo, questa è una richiesta specifica che al momento lascia il tempo che trova, cioè, ma non è detto che non sia importante, però bisogna confrontarla con altre situazioni che si possono fare tranquillamente in commissione, cioè si possono controllare. Il secondo punto invece è un piano più generale, e questo invece è esattamente, secondo me, un tema da affrontare in commissione, e c'è quella discussione tra tutti quanti. Il terzo punto invece c'è di verificare che fine ha fatto il bando per il verde, eccetera. Questo è un punto di un'interrogazione, non c'è ragione d'essere in un consiglio municipale, visto che qua siamo tutti di pari grado, voglio dire. Per questo motivo, oltre che per la parte formale, diciamo, c'è scritto che è una mozione e poi dice che risolve, quindi, però non entro tanto sul lato formale dell'atto. È scritto, diciamo, poteva essere un pochino, come dire, c'è maggiormente puntuale su altre cose, e fondamentalmente confonde un po' le competenze. Allora io chiedo questo, per noi questo atto così come è scritto adesso non è passabile, quindi noi ci asterremo su quest'atto. Quello che chiedo però, perché invece gli argomenti sono interessanti, e soprattutto il punto 2, perché raggruppa tutto quello che c'è prima, e chiediamo come gruppo di maggioranza di ritirare quest'atto, perché potrebbe essere scritto a nostro avviso in maniera più completa, non mescolando le competenze, è scritto anche formalmente diciamo correttamente. Nel caso non ci sia la volontà da parte di chi ha firmato di fare questo ritiro, io ce lo dico subito, noi ci asterremo, perché siamo interessati a portare, c'è sicuramente il tema soprattutto del secondo punto in commissione, per quanto riguarda il resto però per noi non è passabile, però non lo bocceremo, perché c'ha un fondo di interesse che abbiamo ovviamente anche noi, per questo ci asteniamo, però c'è la nostra speranza è che sia ritirato in modo da non dover arrivare per forza alla votazione, tutto qua, va bene, grazie. Grazie consigliere. Si è iscritto a parlare il consigliere Giuliano? Prego consigliere. Grazie Presidente. Allora,
quest'atto, questa mozione che ha fatto il collega e che è anche firmata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, è una cosa che diciamo esiste già da un annetto. Se voi avete un po' di memoria, ma capisco che anch'io mi ricordo poi tutti gli atti, le cose che votiamo in consiglio, le interrogazioni, ci mancherebbe altro. Feci proprio io un'interrogazione su questa situazione e mandai una serie di foto alla, all'assessore e alla presidente, perché già esiste questo problema, è annoso già da tempo, e quindi diciamo che fu risposto che avrebbero tentato di introdurre questo intervento nella programmazione generale del Dipartimento. Perché? Perché questi platani che sono alti, quindi superano il, diciamo, i 6-7 piani dei palazzi, sono molto filiformi e alti, e quindi il problema non è tanto di essere, come si dice, potati, nel senso che non hanno una chioma larga, ma il fatto che essendo così alti, quando c'è brutto tempo e vento, sbattono sui cornicioni e quindi diciamo del terrazzo, e quindi toccando i cornicioni rompono e dei pezzi che cascano sotto e quindi creano preoccupazione e problema agli abitanti di quel quadrante. Mi è stato detto pure che nel momento in cui la metro avesse sistemato tutto quanto ci sarebbe intervenuti riqualificando quell'area con interventi, diciamo, DOC, però la situazione è ancora questa, è così. E la presidente e l'assessore si presero, diciamo, l'incombenza di sottoporre al Dipartimento l'inserimento di questo intervento, perché come è stato scritto nella mozione al terzo punto, c'era nel 2017 quel bando appunto per quanto riguarda il verde di 5 milioni su Roma, e quindi avrebbero messo in piedi degli interventi un po' particolari. Lì non parliamo di un albero, di un platano, ma parliamo di circa una ventina, insomma, quindi non è una cosa su quel quadrante di Via Lepponio. Poi ci sono altri che vanno comunque verificati anche vicino alla scuola. Detto questo, quindi non si può non essere d'accordo su una richiesta di questo tipo, secondo me. Perché? Perché è il buon senso, non è che è un'azione politica ad hoc. Cioè, voi sapete, insomma, io non è che so pretestuoso per quanto riguarda certe cose, quindi però non posso non condividere con il collega che c'è una preoccupazione, e quindi secondo me intelligentemente quest'Aula deve farla sua. Ora, se pensate che modificando alcune parole, quindi lo chiedo al capogruppo, insomma, che prima molto carinamente è intervenuto, se possiamo anche fermarci un attimo, se modificare alcuni concetti possa essere intelligente per la vostra maggioranza, per il vostro lavoro con i dipartimenti, per la maggioranza comunale, eccetera, poter sollecitare e mettere in evidenza questa situazione, ben venga. Cioè, io penso che possa essere intelligente riguardarlo, perché ritirarlo che cosa significa? Siccome non parliamo di massimi sistemi, ritirarlo per ricomporlo, se è una cosa complicata, non mi sembra una cosa complicata. Quindi se ci avete, come si dice, lo schema, no? Le parole chiave da poter porre, da modificare, da togliere, mettere, eccetera, e la cosa è ai firmatari è esaustiva, io secondo me ci fermiamo un quarto da 20 minuti e lo risolviamo. Ritirarlo e rifarlo da capo sembra che chi l'ha presentato abbia, no, sbagliato anche, come si dice, un po' la presentazione, la forma. Se è sbagliata un po' la forma, la correggiamo, capito? Se c'è questo di richiesta ed è plausibile, perché capisco pure che la dialettica che noi poniamo come opposizione, la dialettica che avete voi come maggioranza, nella vostra maggioranza deve avere una forma, capisco. Quindi se uno pone la cosa così, come dire, ah, tu non hai fatto niente fino ad oggi, può dar fastidio. Poi c'è Sturni, tanto scrive sempre Sturni, no? Prima Sturni, Brasile, sempre c'è Sturni. Se invece, non lo conosco Sturni, ma è simpatico il cognome, se invece si può fare un ragionamento e dire no, dobbiamo dargli un messaggio al quale dobbiamo parlare con la presidente, con l'assessore, quindi dargli un messaggio diretto al dipartimento che inglobi definitivamente questo intervento. Io so, per esempio, che dopo gli ultimi acquazzoni, quelli
a bomba. Per esempio, dove sto io, su Viale Appio Claudio, hanno abbattuto 8 pini. Quindi probabilmente è partito un qualcosa dal dipartimento, perché ci sono appunto le imprese che sta lì, l'azienda che sta lì e sta intervenendo a tagliare dei pini, ok? Senza colpo ferire, quindi probabilmente ci sarà passato. Scusate, ci sarà passato un agronomo. Cortesemente, consiglieri, grazie. Che avrà fatto, presidente, un agronomo che avrà fatto una verifica su un viale Appio Claudio antico, alberato, eccetera, quindi dove è pieno ovviamente. Quindi avrà fatto una verifica e si è reso conto che qualcuno era malato. Quindi sicuramente sono intervenuti in una taglia di 8 e li stanno togliendo mano a mano. Poi dopo è vero che appena hanno tagliato si è subentrato quelli che sono propini e hanno fatto un casino perché li tagliavi. Quindi a volte non sai mai come ti devi comportare, no? Però giustamente se un'azienda è intervenuta per tagliarli non è che ha tagliati a sua immagine e somiglianza, avrà un pezzo di carta che, dove si dichiara che il pino era malato e quindi era in pericolo, ok? Quindi c'è qualcosa, non avete menzione? Lo potete fare, lo potete sentire con la commissione. Presidente, lei che è vicepresidente, le fa tutto lei, presidente, vicepresidente della commissione ambiente, si può chiedere a che punto sta questa situazione su Roma dipartimentale dell'intervento per l'alberatura, la manutenzione, eccetera, eccetera, però lo possiamo fare anche successivamente a questa impostazione di necessità verso quel quadrante che un anno fa era stato sollecitato dal sottoscritto e che adesso il collega ha rimesso in piedi, quindi nessuno è geloso di quelle cose che uno fa, ci mancherebbe altro, purché sono per il territorio e possono essere, diciamo, una risposta e possiamo tranquillizzare quel quadrante. Quindi, io non lo so, sto parlando di me, capogruppo Stelle, sto parlando per me, no, perché ormai è tutto Stelle qui, 4, 2, 6, pure noi facciamo ad Atreju la cosa delle stelle, cioè ormai le stelle sono diventate, come si dice, un percorso dominante. Bene, alleniamoci con tutti, ma secondo me noi cos'è potremmo fare in questo municipio? Può essere, diciamo, quelli che si alleiamo tutti con tutto, la mattina veniamo qui, secondo quello che vi è proposto, si alleiamo, poi la sera se disalleiamo, poi domani giorno dopo vediamo che c'è sta, facciamo un'altra alleanza. Bello, moderni, siamo moderni. Consigliere... Ha ragione, presidente. Ecco, si attenga cortesemente all'argomento, grazie. Allora, io faccio questa richiesta, non so se i due firmatari possano essere d'accordo, ma se questo fosse io sprecherei qualche minuto per capire come dovrebbe essere l'impostazione da parte della maggioranza, perché ce l'ha chiesto il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Io farei questo tipo di interruzione, poi diciamo quello che è. Grazie. Grazie, è scritto a parlare il consigliere Doti. Quello che volevo dire è che io mi associo all'indicazione che ha fatto il consigliere che mi ha preceduto. Penso che un grosso problema questo a Piazzale Ipponio, e voglio dire è un problema molto sentito dai cittadini di quella zona, ma complessivamente tutti i cittadini del nostro territorio municipale soffrono di questa situazione, perciò è un riferimento al Dipartimento che deve essere forte. Se c'è un discorso unitario oggi meglio, ecco, voglio dire, anche perché penso che sia il testo globalmente sia un testo positivo, se ci sono da fare piccoli ritocchi, e rispetto a questo arrivare a una proposta unitaria penso che sia importante per arrivare a bingo rispetto al problema. Grazie, altri interventi ci sono? Prego, consigliere. No, io personalmente non ho firmato la mozione, ma sono favorevolissimo a quanto espresso il consigliere Ciancio e ritengo, diciamo, la lettura ritengo la lettura diciamo del consigliere Guido come molto formalista, diciamo, si potrebbe dire in termini giuridici, nel senso che ha osservato che il terzo punto è da il terzo è da rivolgere a un assessore, il secondo ne dobbiamo parlare in commissione, il primo così, insomma, è una roba che va comparata anche a tutto il resto, e credo anche, insomma, che dire ritirare un atto, secondo me, non è assolutamente dal punto di vista politico una
un'assunzione dell'importanza dei temi di cui parliamo, perché io sono sicuro che, e mi auspico che nei prossimi settimane e mesi faremo un lavoro su questo tema qui. Tra l'altro è un tema che a me è molto caro, infatti io ringrazio il consigliere Ciancio per aver portato all'ordine del giorno del Consiglio questo atto, in quanto giusto il 1° settembre nel nostro municipio è successa una, questo col gruppo del partito abbiamo anche diciamo, espresso con dei comunicati, con delle rivendicazioni e con delle preoccupazioni più che altro, più che delle rivendicazioni, rispetto a 3 alberi, non so se vi ricordate, c'è stata una tripletta di giorni in cui è cascato un albero al giorno nel nostro municipio, uno a Villa Lais, uno a Via Bruno Pelizzi e un altro poi all'Appio Claudio. Quindi io chiaramente non voglio adesso dire che, insomma, come al solito, fai il ragionamento, cade un albero, cioè il ragionamento è faceva la Raggi per intenderci, cade un albero è colpa di Marino, io non voglio fare questo ragionamento, e quindi non dico cade un albero è colpa della Raggi, io non faccio questo ragionamento perché non è onesto intellettualmente e ritengo che non è anche colpa di questo consiglio se cade un albero che non è stato monitorato. Io sono da questo punto di vista abbastanza serio, mi sembra proprio ridicolo strumentalizzare questa cosa, però arriva un atto del genere in consiglio, secondo me, insomma, non votarlo perché c'è scritto risolve ed è una mozione, oppure dire che ne possiamo parlare in commissione, francamente mi sembra così una lettura molto formalista e che da un movimento come il Movimento 5 Stelle francamente non mi aspettavo, ecco, a dirla tutta, visto che dovevamo sempre rivoluzionare un po' questi schemi più partitici. Dopodiché io sono sicuro che votare favorevole sia la cosa migliore, lo dirò anche in dichiarazione, e rispetto alla situazione di Via Ipponio, sì, la conosco molto bene, conosco anche bene il quadrante limitrofo, è stato sacrosanto secondo me portare un impellente necessità di intervento, quindi senza rimandare, io mi auguro in realtà che ci sia un ripensamento da parte della maggioranza, perché veramente qui si parla della sicurezza dei cittadini, io ripeto, non è colpa tout court delle persone che oggi amministrano la città, vorrei che questo in passato fosse stato riconosciuto anche a chi governava la città in quel tempo, invece di fare poi dichiarazioni sui social in cui si diceva cade un albero è colpa del sindaco, piove è colpa del sindaco, perché se è così diciamo, gli eventi poi hanno smentito chi ha detto queste parole. Quindi comunque poi in dichiarazione di voto specificherò meglio, intanto questo è un intervento che chiaramente sposa in pieno la ratio del consigliere Ciancio, di consigliere Carlone. Grazie, altri interventi ci sono? Chiede due? Alla consigliera Ariano, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Semplicemente volevo chiarire il fatto che mi è sembrato almeno di comprendere dall'intervento del collega Guido che non si sia fermato semplicemente ai contenuti e quindi ha dato una visione formalistica dell'atto, ma che appunto analizzando punto per punto abbia detto tutta una serie, quindi elencato tutta una serie di cose che noi come maggioranza riteniamo siano insomma fossero da rilevare, ecco, in questo, prima cosa. Seconda cosa, noi avremmo già avuto dalla prossima settimana il Dipartimento del Verde in commissione, ci sono degli avvicendamenti proprio perché è entrata da poco, è stata nominata da poco, quindi confermata da poco la nomina della nuova assessora al Verde e quindi abbiamo poi, diciamo così, comunemente concordato di aspettare qualche, magari un paio di settimane in più e cercare di avere magari un incontro preventivo già con l'assessorato, quindi sicuramente questi sono argomenti che sono all'ordine del giorno, sui quali in precedenza come forza di minoranza molto abbiamo dibattuto quando eravamo in consiglio comunale appunto da minoranza e da maggioranza necessariamente siamo dovuti ripartire, quindi lasciamo proprio tutta la tematica relativa al problema degli appalti del Verde, del perché la manutenzione del Verde abbia avuto così tante problematiche che sono finite in fascicoli, che sono state valutate dalla procura e che hanno portato a tutta una serie anche di sentenze. Sappiamo che il Verde è stato ed è uno dei cruci più grandi della gestione di questa città. Per tornare al punto, come vi dicevo, già si tratta di attività che avevamo
fra le calendarizzazioni delle prossime settimane. Ci sembra che assolutamente siamo con i colleghi firmatari in linea, perché per noi è necessario, imprescindibile e potrei dire, mi permetto di dire anche forse urgente, un piano generale di intervento sul nostro municipio, proprio perché la messa in sicurezza è necessaria su tutti i territori, su tutte le vie, e quindi per quanto riguarda Sivia e Ponio noi ci troviamo ovviamente di rinnovare, diciamo così, la nostra, di capire insomma quando sarà possibile sentirsi certi appunto della sicurezza di quelle alberature, così come magari Viale Spartaco, Viale Nicio Gallo, su Viale Palmiro Togliatti è avvenuto proprio poche settimane fa, ci sono stati degli abbattimenti dei primi fra diciamo, questi interventi delle ultime settimane più considerevoli fra quelli del nostro territorio, e ancora, che ne so, Viale dei Salesiani, piuttosto che tantissime altre vie alberate che sono, ripeto, il bello ma anche il cruccio della gestione, insomma, purtroppo ordinaria della città. Quindi io mi sento di dire questo, non è una questione formalistica, è una questione contenutistica, quindi sarebbe secondo me anche svilire la tematica, dirci qui 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti per metterci d'accordo. Lo sappiamo tutti, è un qualcosa che dobbiamo affrontare con la serietà che comunque ha contraddistinto i nostri lavori in questi 3 anni, e sono sicura che tutti, forze di maggioranza ed opposizione, ne siamo consapevoli. Sono convinta, parlo ovviamente in questo caso da Presidente della Commissione, che i colleghi si fidino di quello insomma che sto dicendo, e che quindi potremo affrontare nuovamente la tematica nella sede opportuna, magari mettendo nuovamente il faro con maggiore attenzione su quelle che sono tematiche sulle quali siamo tornati con maggiore frequenza, per capire effettivamente quali siano i cronoprogrammi che ci verranno proposti. Da ultimo, il mio è un invito ovviamente come sempre a lavorare insieme, perché noi andiamo avanti per obiettivi, è per questo che si diceva che un'idea non è né di destra né di sinistra, se è una buona idea noi andiamo sui punti, e poi insomma la politica è fatta di giochi che insomma in cui entrano anche i numeri e le percentuali, quindi diciamo a volte forse le idee buone rimangono un pochino al margine, ma noi siamo a un livello locale così basso, permettetemi di dirlo, insomma ubi maior minor cessat, per cui noi ci possiamo realmente permettere di andare sulle tematiche. Quindi io vi chiedo di valutare realmente appunto principalmente di ritirare l'atto, lo chiedo al collega Carlone, lo chiedo al collega Ciancio, di lavorare insieme. Qualora loro ritenessero assolutamente di non poterlo fare, io sono assolutamente dell'idea che noi necessariamente dovremmo astenerci, perché siamo già in linea con gli obiettivi e con questi contenuti, che però ovviamente ritratteremo, rivedremo nelle prossime settimane. Quindi do a voi magari qualche minuto, vi chiedo qualche minuto per valutare se ritirare o meno l'atto e poi rilavorare insieme. Grazie, finito. Grazie, altri interventi? Prego consigliere Principato, no? C'era Principato e poi... Posso Presidente, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Niente, io volevo rispondere un po' agli interventi precedenti dei colleghi. Partendo da Fratelli d'Italia, volevo rispondere al collega Fulvio Giuliano che noi assolutamente non siamo contrari. Quanto tu hai detto prima, cioè la segnalazione che è stata fatta in passato anche alla Presidente e all'assessore competente, conferma ancora di più, diciamo, che l'atto, nonostante le buone intenzioni assolutamente condivisibili di chi l'ha scritto, comunque non è stato, come dire, realizzato in una forma congrua, considerato proprio il percorso che c'era stato, di cui che tu hai condiviso prima. E quindi per richiedere un aggiornamento su una situazione che appunto era già stata presa in carico dalla Giunta, in quel caso il mio capogruppo spiegava sarebbe necessaria un'interrogazione, no? Per avere un aggiornamento specifico su un tema.
Ma noi vorremmo fare un po' di più, come ci spiegava anche la Presidente della Commissione, visto l'avvicendamento a livello comunale dell'assessore competente, vorremmo portare appunto l'argomento in Commissione e con il supporto degli uffici analizzare a fondo questa situazione, proprio perché le segnalazioni arrivano da più parti, quindi in effetti è un'esigenza molto sentita da parte della cittadinanza. Così da avere anche un'indicazione sullo stato dell'arte, anche appunto in merito alle richieste che già da questa giunta erano state inoltrate. Quindi diciamo il nostro capogruppo è stato chiaro su questo, ma vorremmo trovare una soluzione condivisa tutti insieme. A nostro avviso quindi la commissione può essere il luogo più adatto, no? Per un confronto costruttivo che ci porti a una soluzione condivisa, quindi per chiarire anche la nostra posizione, non vuole assolutamente essere uno sgarbo istituzionale in questo senso, no? Il fatto di richiedere ai consiglieri che hanno proposto e sottoscritto l'atto di ritirarlo, qui mi rivolgo ai firmatari. La domanda nasce spontanea, no? Perché non avete portato in commissione questo argomento, quest'atto? E la risposta forse un giorno ce l'avremo. Ritirare l'atto non è una richiesta di cancellazione dell'argomento, ma proprio la volontà, come dicevo prima, di affrontarlo al meglio, il più possibile, anche potendo seguire più da vicino, no? Perché approvare una mozione, risoluzione, non so come chiamarla, impegna il Dipartimento, quindi per me è più una risoluzione, firmando un atto, votando un atto in aula, no? Che andrà a finire poi direttamente al Dipartimento e per il quale noi dovremo chiedere aggiornamenti, insomma, con una procedura che sappiamo bene un po' più articolata, no? E che non sempre ci dà quella possibilità di conoscere al meglio poi l'evolversi delle varie situazioni. Forse portarlo in commissione, invitare magari il Dipartimento, gli assessori competenti, avere gli uffici all'interno della commissione ci permette di seguire più da vicino una situazione di questo tipo che ricade all'interno del nostro territorio. Quindi ecco perché c'è intenzione da parte nostra di astenersi su quest'atto, condividiamo assolutamente l'argomento e l'importanza, ma non riteniamo, come dicevo prima, congruo lo strumento per affrontare al meglio questo tipo di situazione. Confermiamo la nostra disponibilità nei lavori di commissione. Grazie. Altri interventi? Si era iscritto a parlare il consigliere Dosatti, se non erro. Okay. Sì, mi fa piacere leggere questa mozione che direi che è condivisibile al 100%, però vorrei chiarire delle cose perché non si scambi la forma col formalismo, cioè non ci si può accusare di formalismo nel momento in cui cerchiamo di chiarire che la forma è un elemento dell'atto amministrativo che lo rende valido. La forma significa anche l'italiano, la forma significa che una mozione non può contenere un'interrogazione, la forma in ultimo, e qui concludo immediatamente, è che se anche risolve non era il verbo giusto, il predicato verbale è giusto, manca totalmente il soggetto in tutta la mozione, per cui risolve chi? Non si dice mai il consiglio municipale. Andrebbe un attimino aggiustata, è condivisibile per quanto riguarda la parte che richiede una verifica dell'appalto di manutenzione del verde verticale, che non sia, diciamo così, giornalisticamente formata, perché in questo modo di verificare che fine ha fatto il bando, cioè voglio dire, abbiamo i fondi stanziati nel 2017, un bando che probabilmente si è letto dai giornali, è stato sbagliato 2-3 volte, no? Infine, secondo il Messaggero, a maggio del 2019, per un errore formale, ma un errore formale che l'ha reso non valido.
cioè una casella Excel compilata male. Quindi insomma, capite bene, non accusateci di bocciare una cosa perché la forma non è giusta, la forma è importante, facciamola bene e approviamo tutte le cose buone che possiamo fare anche insieme. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Mi corre l'obbligo, qua sembra che abbiamo fatto la figura degli ignoranti e degli... Boh, non lo so, io non ho studiato come tanti altri hanno studiato, qualche cosa l'ho studiata nel tempo che ero ragazzetto. Però voglio dire, stare a dire manca l'oggetto, manca questo e manca quell'altro, risolve di impegnare la Presidente, quindi è la Presidente che si impegna ad intervenire su tante cose. Non lo so, tutto questo formalismo che si vuole mettere in moto su una segnalazione, su una mozione che ha la sua importanza. Non lo so, qualche giorno fa, percorrendo una strada, mi hanno fatto osservare una certa cosa che voglio porre all'attenzione di tutto il Consiglio. E questa è una strada di passaggio, guardate. Questo è un troncone di un albero che è caduto. Guardate che cosa è venuto fuori. Tutto il marciapiede è occupato dai rametti che sono poi venuti fuori. Nessuno prende atto di determinate cose. Allora, una segnalazione del genere che si fa... Di poter attivare delle procedure per poter fare anche una verifica sugli alberi esistenti, se sono pericolanti, se non sono pericolanti. Non lo so, a sto punto penso di arrivare all'assurdo. Vogliamo o no impegnare qualcuno a verificare che se sul territorio del settimo municipio ci siano degli alberi, e effettivamente ci sono, degli alberi che vanno veramente o curati o potati, lo vogliamo verificare? No. Ne prendiamo atto di questa cosa e ben venga, vediamo un po' poi che succederà con le prossime intemperie che verranno, col vento forte o che sia, se cadono altri alberi sulle macchine o se si ammazza qualche cittadino. Beh, verifichiamo anche questo, grazie. Altri interventi non ce ne sono, quindi do la parola al consigliere Ciancio per l'intervento di chiusura, grazie. Grazie Presidente, l'ha detto bene il consigliere Carlone sul fatto della forma o di che cosa abbiamo scritto. Sono tre punti, uno è conseguenza dell'altro. Se ci scappa il morto poi non andiamo a dire come, quando e perché la forma era sbagliata. Abbiamo impegnato puntualmente la Presidente e gli assessori a verificare presso il Dipartimento, cioè quest'Aula gli dà mandato pieno alla Presidente del Municipio e agli assessori di verificare la situazione. Non stiamo dicendo pizze e fichi qua. Io quel giorno che c'era l'alluvione stavo per strada e ho cercato di fare una mozione urgente. Sapete cosa mi hanno detto? La Presidente, che non è qua adesso ma la sostituisce, la validissima collega, che non è ai sensi dell'articolo 81 perché non c'è l'urgenza, perché interpelliamo il Dipartimento. Quindi questo municipio non deve far altro che farsi carico di chiedere quello che ci hanno promesso. Ci hanno promesso di tagliarli. In tutto il municipio non ci sono platani alti 35 metri. Andate a verificare. Se casca un platino su una carrozzina la mattina di un bambino, poi venite voi a dire che la forma non era corretta. Perlomeno abbiate il coraggio di dire sì, la votiamo, poi non siamo stati capaci di votarla, ma il Dipartimento gli hanno bocciato il bando. Vedete il formalismo? Può essere da una parte, può essere dall'altra. Ragazzi, non sono qua per mettermi a litigare ogni volta su questa roba. È molto più semplice dire fatela voi, noi aspettiamo. Stavamo aspettando dall'altra volta, visto che avete messo in moto tutto l'universo per fare ciò, fatelo.
però se arriva una mozione che lustra questa maggioranza nel dire, gli dà atto, stiamo votando per impegnare, non su un qualcosa che non esiste, cioè non capisco questa forma, c'è scritto che dobbiamo impegnare. Cioè, chi dobbiamo impegnare? Questo consiglio impegna la presidente, gli assessori competenti, ognuno per le rispettive deleghe. Allora, leggiamo, mo, che mi vengano a fare, oppure dice un'interrogazione. No, non è un'interrogazione. Gli si chiede di verificare, perché se ci sono quei soldi, il piano si può fare, e lo potranno fare, noi potremmo dire la nostra, e potremmo mandare al Dipartimento un piano ben elaborato, e quindi sarà elaborato in commissione, dovunque vogliamo, ma l'intervento urgente che hanno promesso 2 anni fa sugli stessi platani, dove un platano è caduto sul primo palazzo, quindi lo dovrebbe sapere Tosati che è caduto un platano sul palazzo, il primo palazzo di Via Lipponi, o no? Abitano anche delle persone che lei conosce molto bene, e quindi ogni volta che c'è il temporale quelli stanno male lì e non escono coi bambini. A Via Farzalo tutti gli utenti di Via Farzalo, il nido di Via Farzalo, non vanno la mattina quando c'è il vento. Allora, tra parentesi, potremmo elaborare anche un piano in cui Metro C si dovrebbe assumere la responsabilità di tagliarli, potarli, non tagliarli, perché già ha tagliato parecchio. Allora, tutta questa roba, che mi si venga a dire noi perché la forma è sostanza, io rimango disgustato, perdonatemi, perché quel giorno che c'era veramente il temporale, io ho scritto velocemente una mozione urgente per portarle il martedì al primo consiglio utile. Vedete la data? La data è il 27-8, ho incontrato il primo consigliere, non era importante di quale partito fosse rosso, nero-giallo, tant'è vero ha firmato sul muretto, senza guardare, si trattava dei platani da tagliarli e potarli. Fine, questa è la situazione, per cui assumetevi le responsabilità se poi succede qualcosa di grave. Arrivederci. Grazie. Intanto nomino il nuovo scrutatore in sostituzione di Toti, il consigliere Carlone, grazie. Grazie. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni? La faccio io, Presidente. Prego, così poi hanno tutto il tempo di rispondere. Vabbè, c'è tempo risparmiato per noi. Allora, io dico questo, io ho parlato 5 minuti, ho parlato come secondo dopo chi ha presentato l'atto, no? Allora, poi dalla successiva retorica che ho sentito qui in Consiglio, da tutte e due le parti, per carità, sia maggioranza che opposizione, il cui tema principale è stato il formalismo, dopo che il consigliere di Egidio ha tirato fuori questa parola magica e che tutti hanno colto e hanno apprezzato, perché per tutto il tempo si è parlato di formalismo, in realtà in 5 minuti di mio intervento la parte su questo specifico formalismo, come voi l'avete definito, è durato forse 4 secondi, perché gli altri 5 minuti invece hanno rappresentato un intervento politico. Magari non l'avete colto perché io non mi sono espresso bene, probabilmente. E aggiungo che la Presidente di Commissione Ariano già stava attendendo da tempo il Dipartimento Ambiente in Commissione. Quindi al Dipartimento Ambiente, questa è una domanda da fare, questa come altre. Primo punto. Secondo punto, sulla questione specifica del terzo punto della mozione, ora è una questione puramente informativa. Allora, a quello può servire anche la Commissione, come può essere molto più veloce. E questo lo dico, c'è anche abbastanza in amicizia, un'interrogazione molto più veloce. Cioè, se noi approviamo questo atto, tempo che il Presidente si va a informare, fa e dice, passa altri 2 mesi, non c'ha senso, fate un'interrogazione su quel terzo punto, perché è un'informazione importante obiettivamente, se ne potrebbe anche parlare in Commissione. Qual è il problema? Il punto è politico, e quel secondo punto invece, che secondo me è quello più importante perché raggruppa tutti quegli altri, è l'approfondimento generale che si può fare subito in Commissione.
Ora, questi sono temi politici. Sul formalismo, visto che vi piace fermarvi sul formalismo, fermatevi sul formalismo, ma io non ho parlato né di soggetti, né oggetti, né cose, ho detto semplicemente, elencando quei tre punti, che quei tre punti politicamente per noi attualmente non sono passabili, va bene? Però l'argomento è di interesse e lo vogliamo approfondire e vogliamo anche avere noi risposte, cioè non solo voi, anche noi risposte su per esempio l'uscita del bando eccetera. Benissimo, il Dipartimento Ambiente quando verrà, se verrà spero è appena possibile, c'è Presidente Ariano, noi faremo questa domanda e sarò ben lieto anche di accogliere tutti i cittadini di Viale Eponio, sarò ben lieto, come anche altri che avessero delle problematiche similari. E punto, e questa è una questione esclusivamente politica, poiché l'atto sia scritto formalmente e non correttamente, ho terminato, grazie per la dichiarazione. Per me può essere anche così, ma non è la ragione per cui ho dichiarato all'inizio l'astensione, c'è il voto di astensione che ribadisco adesso, ma è una questione prettamente politica e qui mi taccio perché ho parlato anche troppo abusando oltre del tempo e dei tre minuti. Grazie Presidente. Grazie consigliere, altre dichiarazioni? Prego consigliere. Allora, io sì? Lei? Sono come? Perfetto. No, perché ha alzato la mano anche la consigliera Vitrotti, dopo le do. Ma facciamo parlare dopo. No, io so. Prego consigliere. Allora, io sarei contento di vedere subito una convocazione presso la Commissione, anche la prossima settimana, sull'argomento e di invitare il Dipartimento a fare, ecco, proprio nella Commissione stessa, a impegnare il Dipartimento a fare una verifica, che è cosa veramente importante che si faccia. Grazie. Quindi la sua dichiarazione? Questa è qui, perfetto, finito qui. La consigliera Vitrotti, prego, grazie. Grazie Presidente. Nel momento in cui c'è una posizione squisitamente politica che ci ha ribadito anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle, sarebbe opportuno che si considerasse questo atto non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza, che è il motivo per cui, al netto del fatto che chissà dove si porta, chissà dove si discuterà e chissà dove si valuteranno le priorità, sarebbe importante che questo Consiglio, che tutto ha assunto la necessità di intervenire sul quadrante per quelle determinate condizioni e per le particolari criticità che sono state da tutti elencate, fosse altrettanto coerente nella sua conseguente votazione e pertanto portasse politicamente di fronte a chi è sui tavoli di chi non si sta evidentemente occupando di questa cosa e ribadire qual è l'interesse del settimo municipio, non di una singola parte, non di una maggioranza, ma esattamente di tutto il Consiglio. Allora questo sì che sarebbe un fatto politicamente interessante e soprattutto un fatto politico rilevante. Siccome invece si preferisce nascondere la testa sotto al tappeto, chissà dove chissà come e quando si valuteranno le priorità, io mi ricordo sempre che attendiamo quelle che avevamo lasciato nel 2017 nella commissione preposta, poi in quell'altra io non sono un membro, ma diciamo nell'urbanistica e nei lavori pubblici avevamo iniziato un lavoro che si è fermato. Quindi in ragione di tutto questo e proprio perché penso che sia utile invece dare un segnale, come abbiamo detto anche prima, è la posizione del Partito Democratico è assolutamente favorevole, quindi voteremo favorevolmente e a questo punto, se questo non si verificherà, nonostante la richiesta del firmatario, dei firmatari di voler discutere e di approfondire, perché poi c'è sempre una formalità, ma ci sono anche delle ore libere per cui consiglieri e la politica si può incontrare per vedere e capire insieme dove e come intervenire, magari su chi quella zona la conosce e su quali sono effettivamente i problemi, io penso che c'è una disponibilità ancora una volta rinnovata da parte dell'opposizione che per la centesima volta cade nel vuoto e non viene raccolta invece dall'attuale maggioranza. Quindi con questo concludo ribadendo il voto favorevole. Grazie consigliera.
Altre dichiarazioni, prego, consigliere Ciancio. Solo per ribadire che non ci si può nascondere dietro un voto politico su questo atto, perché è semplice l'atto. L'atto pone al primo punto un'urgenza che non è, a dire, inventata, è conclamata, per cui è un'assunzione di responsabilità quello di dire il Dipartimento facesse il primo intervento lì. Questo si chiede con quest'atto, una mozione urgente, in base all'articolo 81, presentato il martedì dopo il naufragio che c'è stato e la caduta d'alberi, lì si recava sul posto, c'era un, voglio dire, con gli strumenti plausibili non si doveva fare altro che intervenire subito. Poi tutto il resto, accertato che i fondi c'erano, si poteva fare un piano condiviso da questo Consiglio in cui si interveniva, cioè, o meglio, noi del Municipio avremmo dato uno strumento al Dipartimento affinché intervenisse nella scuola a via, qui a Piazza di Cinecittà, successivamente via Lemonia. Tutte le scuole in cui c'è del verde, dove i pini purtroppo cadranno, non solo per condizioni meteoriche gravi. Qui io sono rimasto scioccato dalla caduta di un pino a Piazza Re di Roma in condizioni normali, nonché sono rimasto scioccato ancora di più l'altro giorno a Piazza Venezia. Un ramo di un pino è crollato all'improvviso nel parcheggio dei consiglieri capitolini. Beh, dove c'erano le macchine? Voglio dire, allora, noi siamo un municipio di prossimità, possiamo toccare con mano le cose, è possibile? Ciò, naturalmente, il gruppo misto di cui faccio parte, oltre ad aver esteso e aver proposto questo tema, vota favorevolmente, apprezzando comunque sempre il lavoro postumo che si vuole fare, ma avrei gradito un voto di unanimità, come spesso ho richiesto in quest'Aula, ma cosa che è difficile raggiungere. Grazie. Grazie consigliere, passiamo alla fase della votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Con 5 voti favorevoli, nessun contrario e 12 astenuti, l'atto si intende non approvato. Chiudiamo 55? Chiudiamo a 55. Chiudiamo il Consiglio, sono le 15:55, grazie.